veramente usato i tuoi superpoteri per vincere una partita di dodgeball sui trampolini elastici? Sì, sì, l'ho fatto, Ray. Charlotte, come hai potuto permetterglielo? Che vuoi da me? Beh, sei tu quella responsabile. Ero un attimo in bagno. Perché? Perché? Perché bevo molti liquidi, Ray. Ok, prometti che non si ripeterà? Domani c'è il secondo round. Cosa? Ma come domani? Con tutto il rispetto, Ray, tu non sei il mio capo quando non lavoro, quindi... Oh. Ok. Sì. Capisco. Tu continua pure a giocare, allora. Wow, che concorrenza che abbiamo! Sì, guarda un po' chi è, quello là! Io preferirei essere altrove. Ok, che ci fate qui? Volete andarvene? Wow, non esiste proprio, brufolo! Sì, non pensare di avere qualche privilegio! Già, perché siete qui? Per assicurarci che tu non vinca questo torneo approfittandoti dei tuoi superpoteri. Davvero? E che cosa vorreste fare? Se non ti ritiri spontaneamente, noi ti dovremo battere. Oh, davvero? Beh, i miei riflessi sono più o meno 100 volte più veloci dei tuoi, quindi come ci riuscirai? Facile. Con questo. No, invece. La ragazzina non è stata colpita da una palla. Io non le ho gridato, sei fuori. Quindi, hai perso. Oh, guardate, ce ne sono altri laggiù. Oh, ma come sono arrivati qui? Ce li ha portati quel maniaco. Ho visto che li tirava fuori da un sacco. Perciò l'ho colpito con un estintore e l'ho legato con quelle prolunghe. Tu! È Jed il bidello! Ti giuro che ti odio molto più di quanto odi me stesso.
Ok, spiegateci cos'è successo. Io cos'è successo. Questa scuola è piena di ratti. Mi sono messo la tuta protettiva e il casco e ho portato 25 serpenti per farglieli mangiare. Visto? Nessuna emergenza. Lo sapevo. Sì, io lo sapevo. Molto bravo, Jasper. Ma io... Racconterò tutto nel mio podcast, ci puoi contare. Potrei essere slegato? Un serpente mi ha morso il gomito! Lei è la signorina Shapen. Oh, sì. Occupatene tu. Cosa? Non so trattare il morso di un serpente. Devi andare lì, metterti il gomito in bocca e succhiare il veleno. Ma... mi fa schifo. È l'unico modo per salvarle la vita, quindi va lì non e succhia il veleno. Ok. Andrà tutto bene. Va tutto bene. Ehi là. Ok. Per i prossimi 2 mesi non voglio sentir parlare di crimini da te, è chiaro? Non aprirai bocca. Lo stivale caramellato. Ti ho beccato, Mitch! Ah, sì? No, ma... Che è successo? Chi ha preso lo stivale caramellato? Lui! Guardi, c'è là lui! No, no, non sono stato io, è stato lui! No, chi in mano ce l'ha, rubato lo ha, lo sai? Cosa? Già, questo è un detto piuttosto comune. Stia attento, signor Sugarman. Può essere pericoloso. Pericoloso? La mia minestra preferita è il brodino! Benissimo, in carcere potranno chiamarti il ladro dal brodino bollente. Signor Sugarman, lei mi conosce e sono anche sul suo muro. Eri sul muro. Ah, sì, grande, adesso dovrebbe chiamare la polizia. Giusto. Lo sai, inizio a pensare che di quel podcast importi più a me che a te. Ah, davvero, forse perché è così. Lo hai sentito? L'unica cosa che gli interessa è registrare il suo podcast. Beh, forse ho qualcosa di meglio da farvi registrare. Cosa? Mitch. Vuoi che faccia un podcast con Mitch? Ma no! Sto dicendo di usare una cimice. Dov'è Mitch Bilski? Bilski! Confessa di aver incastrato Jasper Dunlop. Non puoi forzarmi a... Adesso, confessa di essere stato tu a cercare di rubare lo stivale. Ok, ok, sono stato io. Ho incastrato Jasper. Sono un ladro e una brutta persona. Oh, ma... E Jasper è proprio un bravo ragazzo. Charlotte, l'hai registrato? Sì, è fatta. Ma scommetto che non sai che questa pentolaccia è piena di api zombie. Non puoi portare delle api zombie nella man caverna. Se quella pentolaccia si rompe, ci voleranno nelle orecchie e mangeranno i nostri cervelli. Lo sappiamo. Già, allora come ce ne sbarazziamo? Portala di sopra al junk and stuff. Chiamo la protezione animali per portare via quella pentolaccia della morte. Ehi, faremo tardi. Per cosa? È il compleanno di una nostra amica. Dobbiamo farle un regalo, ci puoi aiutare? Questa è una pentolaccia. Forte! Quanto vuoi per questa? Fammi vedere. Non vogliamo sapere se è maschio o femmina. Sto cercando il cartellino. Non c'è da nessuna parte. Bene, allora è gratis. Grazie. Mia sorella ti ha detto se andava da qualche parte? Sì, alla festa di compleanno di un'amica. Oh, sì, già, 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 già.
Gabby Birch. Chi è Gabby Birch? La sua amica, forza, andiamo. No, sei impazzito. Perché? Non possiamo arrivare come Capitan Man e Kid Danger e dire: ehi ragazzi, degli insetti mortali vi potrebbero volare nelle orecchie e mangiarvi il cervello. Buon compleanno, Gabby. La stanno per rompere in mille pezzi. Ho un piano. Aspetta. Ciao ragazzi. Venite tutti qui. Ma che fai? Che c'è? Sapete cosa è meglio di colpire una pentolaccia? Non lo so, diccelo. Colpire? Barbara il clown! Sì, credete! Sì, no! Sei indistruttibile. E allora? E allora non lamentarti. No! Altro giardino pieno di stupidi bambini. Odio queste feste di mocciosi. Forse riusciamo a rubare dei regali. Ehi! Quei clown non dovrebbero essere qui. Sì, abbiamo preso noi il lavoro. Sentite, c'è una spiegazione razionale. Perché non chiudi la bocca e te ne vai? Voi state minacciando me? Può darsi. Adesso basta! Andrai a terra, clown! Lotta di clown! Lotta di clown! Lotta di clown! Che c'è? Lotta di clown! 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 Lotta di questo. Voglio provare a fare una cosa. No, non devi provare proprio nulla. Lascia stare, cosa devi fare adesso? Finalmente, suo. Ti prego, smettila. Non c'è. No. Ingegni è lunedì e guarda Schwartz che ha fatto il mio progetto. È vero, ma Schwartz è un genio della scienza e ha un intero weekend per ricostruire la tua macchina da urlo e lo fa. Ecco fatto. Allora. Ma dov'è il mio progetto? Che cos'è questo? Lo so, ascolta, senti, devo dirti una cosa. Abbiamo perso i tuoi bozzetti. Li avete persi? Ok, mai dire a una donna. Va bene, scusa. Ci dispiace. Però ci sono troppe regole. Sai, Swatz ha provato a riprodurre la tua macchina da urlo, ma... Ma senza i bozzetti non sarebbe stata operativa in tempo. Ok, Charlotte, che fai tuo marchingegno? Forse dovremmo cominciare con... Sì, lo accendiamo. E per farlo devo solo... Ecco... Devo spingere questo? No! Intendevo dire tirare questo? No! In realtà devo girare la manopola. Sì. E adesso devo... Toccare lo schermo! Tocca lo schermo! Toccare lo schermo! Non stavo dall'altra parte. Santo cielo, il dispositivo ha trasportato quel ragazzo da lì a lì. Sì, a quanto pare sì. Ma si può interrompere subito questa gara? Perché il suo dispositivo non è il miglior marchingegno di questo show, ma è l'invenzione più impressionante che il genere umano abbia concepito. Sarebbe un guaio. Ha ragione, questo è un bel problema e dobbiamo risolverlo. E in che modo? Quel dispositivo lo hanno visto tutti. Dobbiamo sbarazzarcene.
Mi stanno inseguendo! Mi serve un posto dove nascondermi! Ah! È un criminale, aiuto! Qualcuno faccia qualcosa! Io farò qualcosa! E io farò qualcosa! Con lui! Papà, guarda! Sono Captain Man e Kid Danger! Ehi, adesso che faccio? Corri al tavolo di Charlotte! Giusto! Quest'uomo non riuscirà mai a fermarmi! Resta fermo dove sei? No, io non resterò fermo da nessuna parte! Signore, la esorto ad arrendersi subito! Scordatelo! Ok, questo è davvero troppo! Andiamo a prenderlo! No, il marchingegno no! Vuoi dire che non lo aiuterai solo perché voterà blu? Probabile. D'accordo. Ok. Allora io non aiuterò chi vota rosso. Non potete non aiutare le persone perché votano la patatina che non vi piace. Davvero? Perché invece l'ho appena fatto, Charlie. Ray Manchester. Beccato. Noi lavoriamo per aiutare e proteggere i cittadini di Swellview e significa tutti quanti. Non importa la patatina in cui si identificano. E non dovreste farvi coinvolgere nella politica degli snack. Ray! Harry! Che c'è? Che c'è? Qualcuno è entrato nella fabbrica Frittle e ha rubato un grosso camion pieno di patatine. E sai di che colore erano? Rosse. No! Ispira. Captain Man e Kid Danger. Salve, signore. Ciao, giovanotti. Sono Jack Frittleman, presidente e amministratore della Frittle Snack. Ci tenevo a ringraziarvi personalmente. No, per... sì, non doveva disturbarsi. Captain Man! Kid Danger! Dobbiamo decidere quale patatina Frittle voteremo martedì. Quindi ditecelo voi. Dirvi cosa? Quale patatina voteranno Captain Man e Kid Danger? Votate. Se volete saperlo, io personalmente... Non dovreste farvi coinvolgere nella politica degli snack. Politica. Ehi, scusateci ragazzi, ma Captain Man e io non condividiamo la politica degli snack, quindi dovrete votate farvi... rosso! Cosa? Sì, ragazzi, se mi amate, Captain Man dice di votare quelle a rabarbaro rosso rabbioso. No, non immaginavo che votate blu! Sta zitto! No, sta dimmi zitto di tu! Non votare blu! No, non lo dirò votate mai! Rosso, votate rosso, votate il rabarbaro votate rosso blu. Rabbioso, okay, morirete! Che c'è? Perché non vai a fare un giro e non ti rilassi? Sì. Relax, R-E-L-A-X, ok? Lui non può dirmi che cosa devo o non devo fare. Come vuoi. Ok, ehi, senti, solo perché io ti ho sparato in faccia non vuol dire che... Sta bene. Sei pronto? Bene. Ragazzi? No, l'ha voluto lui, signor Fritto, è stato lui. Visto? Hai voluto tu, d'accordo. Saluta il mio amichetto, il barattolo fritto. Mi hai preso nell'occhio. Basta adesso, basta. Ok, vuoi giocare così? Finiamola qui. Oh, la finiamo qui? Sì. Tengo solo il pulsantino per vedere se finisce. Ho detto basta. Non si ferma. Cosa sta succedendo? Perché la luce lampeggia? Si sono inceppati tutti i comandi. I compressori di Miles accumulano un altissimo livello di pressione e non riescono a sfogare il gas. Attenzione, qui è Jack Frittle. Scappate! Ok, Kid. Sta calmo.
sono sicuro di averlo preso. Non l'ho preso. Capitan Man. Ci sono anch'io. Kid Danger altrettanto importante. Basta! Ok, ragazzina, ti riportiamo sulla Terra. Tu vieni dalla Terra, giusto? Sì, ma non tornerò indietro. Voi due non capite. Quegli astronauti sono cattivi. Guardate! Coniglietti! Dai, ma che belli! Dai, conigli, che meraviglia! Possiamo prenderli per giocarci? Io gioco con quello bianco no, e nero. No, ci giocheremo tutti quanti. E ora basta! Non vi chiedete per quale motivo li hanno portati quassù nello spazio? Certo, lo so. Anch'io perché. Lo so. È semplice, sì, se ci beh, pensi. Anzi, no. Per curiosità, perché, secondo te? Vogliono portarli sulla Luna ed usarli come cavie per fare degli esperimenti. Kelsey, tesoro, sistema i coniglietti nel nostro shuttle, ok? Davvero? Oh sì, davvero. Ehi, Schwartz dice che lo shuttle può portare solo due persone. Io sto davanti! No, senti. Dobbiamo distribuire il peso, ok? Perché tu sei lì, io sono lì, lì la ragazza e lì sei i conigli, non c'entriamo. Beh, quanti conigli servono per fare una persona? Non lo so, 34 forse... Sappiate che io ho un superpotere, quindi volete ancora passarmi sopra? Sì, vogliamo ancora in assenza di gravità. Assenza di gravità. Ehi, come mai non fluttuate? Perché noi abbiamo gli stivali magnetici. Vi ordino di aprire la porta, siete dei codardi spaziali. Ti arrendi? Cosa? Oh, beh! Ora hai danneggiato l'assido a riduzione! Cavolo! Ho danneggiato? Sì! Lui mi ha lanciato! Ripristina la gravità artificiale! Aspetta! Gravità ripristinata! Pressione ossigeno in diminuzione! Ehi! Ehi, che succede? Ehi, Kid! Riesci a farmi uscire? Sì, sì! Cos'è successo? Il tuo stupido collega ha danneggiato la stazione! Ma se mi ha spinto lui! Perdiamo ossigeno! Cosa? Ehi, ho bisogno di ossigeno! È quello per respirare! Giusto! Forza, dobbiamo andarcene! Ehi, fermi, aspettate! Non potete lasciarci qui senza ossigeno! Avrebbe dovuto pensarci lui prima di spingermi! È stata colpa tua! Già! Falso! Teste di spazio! Andiamo, Kid. Non possiamo mollarli qui così. Allora... Coraggio, salite sullo shuttle! Dai! Ehi! Portatemi rispetto! Sono un eroe! Forza, Kid. Andiamo. Ho una notizia sconvolgente. Un condotto del gas è scoppiato improvvisamente sotto la centrale nucleare della nostra città in profondità. Ma secondo gli esperti, il gas non nuocerà a noi umani, a meno che non fuoriesca dal suolo. Sta accadendo ora. Sta fuoriuscendo dal suolo adesso. Quindi, se vi trovate a Suelvio o in aree circostanti, vi consigliamo di allontanarvi da Suelvio. E dalle aree circostanti. Capitan Man, Kid Danger, dove siete? Visto? Va tutto bene. Continuate pure il test. Ma quell'uomo ha detto di lasciare la città. Non sì, può sapereci sì, qui. No! Non uscirete finché non avrete finito il vostro test. E con un buon punteggio voglio vincere il mio bonus bello carico di soldi.
Ray? Ray, che cos'erano quei rumori? Ah, quella stupida trave si è rotta. Puoi ancora uscire? Non credo. La via d'uscita sembra ostruita adesso. Ok, vuoi che ti venga a prendere? No, non puoi. Bene, ciao ciao. Ma che suono? Ascolta e prendi nota. Sì, sì, prendo nota, dimmi. Ok, devi fare 3 squilli a Harry. Deve uscire da scuola. Ehi, sono io, Schwartz, il tuo collega. Lo so chi sei, lavoriamo insieme. Coraggio, andiamocene. No, ehi, l'ho detto a Ray. Ho il test di rendimento, non posso venire. Ma tutta la città è stata evacuata. La professoressa non ci fa uscire. C'è una fuga di gas intestina. Lo so, di a Ray di sistemarla. L'ha fatto, ma è rimasto intrappolato nel tunnel. Devi andare a liberarlo. Io sono intrappolato a scuola. Ho la soluzione. Ok, che sta succedendo? Harry è andato ad aiutare Ray. Cosa? Ma non può uscire. Lo so questo. Dov'era seduto Harry? Laggiù, sì. Andiamo, si capisce che è un ologramma. È vero, non convincerà nessuno. Ehi, mi lasciate fare 2 secondi. Pazzesco! Schwartz, sei un genio! Stanno tornando! Addio! Vuoi dire che Harry non è arrivato? No, non è ancora arrivato. Perché avrei dovuto chiamarti se Harry fosse... Oh. Ehi, dov'è il bambino? Ray! Sei qui? Schwartz, ti richiamo dopo. Te lo prometto, ma ora rimetti la scala! Ciao, come va? Piuttosto bene per uno che è stato appena colpito da una trivella. Ma dai, sei indistruttibile. Sono una persona. E sensibile. Ok, possiamo andare? Devo proprio tornare a scuola. Va bene, tirami fuori. Subito, dammi la mano. Oh,